Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando della sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato sulla variante alla strada regionale 71 in località Corsalone. Il progetto è stato bocciato e quindi è salvo lo stabilimento dell'azienda TLF che comunica questa notizia in un comunicato stampa. L'immobile rischiava di essere abbattuto perché si trovava appunto sul tracciato della variante. In questo caso ovviamente gioiscono da parte dell'azienda. Avremmo chiuso, dichiara Carlo Paci, legale rappresentante della ditta casentinese specializzata nella realizzazione di arredi urbani e aree giochi inclusive. Dall'altra parte commentano invece Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis del Partito Democratico. Questa notizia, una sentenza del Consiglio di Stato, dicono risolutiva. Come ha risaputo, le sentenze non si commentano ma si applicano. Il Consiglio di Stato, però, precisano i due consiglieri, non ha bocciato la variante alla regionale 71, così come la regione non avrebbe messo a repentaglio 80 posti di lavoro. È vero esattamente il contrario, cioè che questa sentenza toglie ogni alibi a chi ancora ne aveva e rimanda alla regione la valutazione sul miglior tracciato per realizzare appunto la variante alla luce dell'intervento del dissequestro giudiziario dell'area Sacci. Incidente per fortuna senza conseguenze oggi alle 16 a Monte San Savino in Valdichiana, dove un'automobile nei pressi del passaggio a livello non si è fermata e il veicolo ha poi sfondato la sbarra finendo proprio nella zona dei binari e costringendo il treno ovviamente a fermarsi, una fermata d'emergenza, ma come dicevamo per fortuna senza conseguenze per nessuno, come ha spiegato anche il nuovo presidente di LFI Bernardo Mennini. Parliamo di questo caldo record di questi giorni, lo abbiamo già fatto anche nei telegiornali scorsi. Questa sera ci occupiamo in particolar modo della popolazione anziana, che ovviamente affronta forse con qualche difficoltà in più le temperature record di questi giorni. Partiamo allora da questo primo servizio di Chiara Sadotti con il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. È molto caldo, c'è chi lo soffre di più, chi lo soffre di meno, ma insomma è una situazione climatica, devo dire, ai livelli di guardia. Quindi chi ha delle condizioni o di salute o di età un po' avanzata deve fare una cosa semplice, stare in casa laddove possibile. Laddove non possibile, difendersi attraverso delle regole che sono basilari, che sembrano banali, ma che fa la differenza tra sentirsi meglio o sentirsi peggio. Poche semplici raccomandazioni per affrontare queste giornate di temperature roventi difficili da sopportare, soprattutto per gli anziani. È infatti allarme praticamente in tutta Italia e Arezzo non fa differenza con l'ondata di caldo africano che non accenna ad arretrare. Le raccomandazioni sono semplici ma sono importanti, quindi quella di non uscire durante le ore più calde, anche se in questo momento mi pare che tutte le ore siano molto calde, di bere molto e soprattutto laddove siamo di fronte a persone anziane o fragili di affidarsi a familiari per poter fare riferimento alle cose di quotidianità. Dal comune, proprio in questi giorni di caldo record, anche un alert tramite WhatsApp. Raccomandandoci che ci sia una sorta di attenzione di vicinato, perché in questo momento le relazioni personali sono vitali per attenzionare chi può avere bisogno, anche per dare una mano se c'è necessità. Al tempo stesso è da ieri, ma credo che al nostro San Donato da ieri l'altro, già un codice calore assolutamente pienamente considerato come elemento di determinazione sanitaria. Ci sono le regole del Ministero della Salute che sono uscite ieri, che abbiamo condiviso. I centri di aggregazione sociale del Comune di Arezzo, come sempre, sono iperattivi anche per dare luoghi più raffrescati dove le persone anziane possano ritrovarsi e stare in compagnia. Non ci sono cose particolari da fare, ci sono cose da non fare e soprattutto è importante ricordarselo. E adesso invece un giro che abbiamo fatto nei centri di aggregazione sociale dove appunto si riesce a combattere il caldo ma anche la solitudine. Io il pomeriggio lo passo sempre qui, io ho tanti amici qui. Sono i CAS, i centri di aggregazione sociale, l'ultima frontiera di una socialità e di un servizio al prossimo che anche in queste giornate di caldo record sopperisce alle mancanze di un welfare sempre più carente. La calura combatte
spendendo dei soldi principalmente. Però noi con l'aiuto di tutti si riesce a sopperire a tutto e si sopperisce a quello che delle volte le autorità non fanno. Ne abbiamo visitati due in città, Tortaglia e Pescaiola, entrambi con oltre 500 soci ciascuno. Il nostro giro inizia alle 16 in piena calura estiva. Con l'aria condizionata che abbiamo, insomma, si è acceso un po' prima dell'apertura, in modo che così, e in più là, all'ombra, quando tira un po' di vento, la gente va là a giocare a carte. Tu senta come si sta bene, che ora fra poco si mette un tavolino e si gioca a carte tutta la sera fino alle 7 e via così. Si combatte il caldo, ma soprattutto si sta in compagnia e c'è chi pensa anche ad un amico in difficoltà. Noi abbiamo un paio di soci, in particolar modo uno, particolarmente in questo momento, che ha avuto un intervento a un ginocchio, perché è facile, l'abbiamo chiamato 3 volte per sostenerlo, per sentire se ha bisogno di noi, insomma, se potevamo fare qualcosa per lui. E anche questa telefonata fa bene a non sentirsi solo. Oggi più che mai dunque questi luoghi diventano davvero una seconda famiglia, piccole, anzi grandi, come ci fanno notare, comunità dove l'altro è importante. Come no, è importantissimo, almeno si passa il tempo. Tranquillo. Basta, nel senso si sta bene, in compagnia. Questa è una piccola comunità praticamente. No, è grande comunità, perché siamo in tanti, è una grande comunità, perché siamo oltre 500 e adesso giochiamo. Ancora giorni difficili per le famiglie aretine che non possono tenere le finestre aperte di notte per i cattivi odori che arrivano appunto dall'esterno. In questi giorni sono davvero numerose le segnalazioni che sono partite dai cittadini di Chiani, Battifolle, San Giuliano, Le Poggiola, ma anche Olmo, San Zeno, Ruscello e addirittura fino a Pieve al Toppo, quindi raggiungendo anche il comune di Civitella in Val di Chiana. Il comitato aretino Stop Puzzo, nato ormai da quasi un anno, porta avanti appunto le sue azioni e i partecipanti stanno aumentando di giorno in giorno. Il nostro obiettivo, dicono, è sempre solo quello di trovare una soluzione a una situazione che è diventata davvero insostenibile. L'aumento tra l'altro delle temperature anche di notte e le ondate di cattivo odore che le famiglie sentono stanno creando grossi disagi. Il comune, dice il comitato, dovrebbe intervenire. Parliamo adesso invece della riunione che ha avuto il tema dell'accoglienza dei migranti e che si è svolta questa mattina in prefettura. Dopo gli sbarchi nel porto di Livorno, ad Arezzo si fa il punto sull'accoglienza migranti con una riunione che ha visto arrivare presso il palazzo della prefettura sindaci e attori del terzo settore. Sì, un punto di situazione sugli arrivi dei migranti e con tutti gli attori in campo per pianificare un po' anche quelle che saranno le prossime mosse nei prossimi giorni. 346 migranti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere arrivati in Toscana, il 10% arriverà ad Arezzo. Alcuni comuni però hanno precisato che la misura nei loro territori è colma, come il caso di Castelfocognano, Chitignano e Talla. Nel comune di Castelfocognano ne abbiamo circa 50 in un comune che conta 2950 abitanti. Insomma, noi purtroppo le strutture nostre sono al collasso, non credo che si riesca ad aumentare il numero di quelli che abbiamo, anche perché non credo che possano mettere 10 persone dentro un appartamento oltre quelli che già ci sono. Su un paese che conta neanche 900 anime siamo oggi a circa 26 migranti. Vengono lasciati lì nelle strutture senza fare niente dalla mattina alla sera, quindi stanno tutto il giorno a sedere nelle sedi della struttura oppure a giocare a calcio nel campino del comune. Questo è quello che loro fanno. Se questa è integrazione, io non mi sembra. Il prefetto ha chiesto di individuare nuove strutture di accoglienza, altrimenti si rischia di dover destinare nuovi arrivi sempre negli stessi comuni. La carenza di situazioni alloggiative è quella che determina poi il dover scegliere dove inviare i migranti. Quindi ampliando questa offerta è chiaro che c'è una maggiore distribuzione sul territorio.
Giovanni Grazzini è il nuovo presidente di Estra Clima, subentra Francesco Macri che è tornato ad essere presidente di Estra. Estra Clima è la società del gruppo che opera nel settore dell'efficientamento energetico con una lunga esperienza e numerose committenze pubbliche e private. Sono onorato, ha detto Grazzini, di essere stato nominato presidente esecutivo di una società innovativa come Estra Clima che si avvia verso i 50 milioni di fatturato proprio grazie al settore delle energie rinnovabili. Maledette Iene di Mario Giordano arriva anche ad Arezzo, la presentazione appunto del libro in città. Sentiamo. Maledette Iene sono quelle che si approfittano delle persone in difficoltà, che si arricchiscono. Io non ho nulla contro la ricchezza quando produce ricchezza per gli altri, quando fa crescere la bellezza, la forza del paese. Purtroppo viviamo, e lo racconto nel libro facendo nomi e cognomi, sempre più spesso situazioni di persone che dalla sanità all'energia, alla vita quotidiana si approfittano invece delle persone in difficoltà. E questo secondo me va denunciato. Arrivano anche in città le maledette Iene di Mario Giordano. Giornalista, conduttore e scrittore, ha presentato il suo ultimo libro anche ad Arezzo nel corso dell'evento organizzato dall'Associazione Cultura Nazionale. Un saggio giornalistico su quelli che fanno soldi sulle nostre sgrazie, come recita il sottotitolo, un atto d'accusa circostanziato. Secondo me noi abbiamo una grande responsabilità, che è quella appunto di raccontare le cose non come vengono ordinate. Io trovo che negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 4 anni, diciamo dalla pandemia in poi, con un'emergenza, l'emergenza sanitaria, l'emergenza energetica, l'emergenza guerra, l'emergenza climatica adesso, viviamo una situazione continuamente emergenziale dove gli spazi del libero pensiero si limitano sempre di più. Allora il compito dei giornalisti di non seguire quella che Marcello Veneziani chiama la cappa, cioè del pensiero unico, di quello che arriva, la devi pensare così e non si può dire niente al contrario. E cercare invece nei fatti, nella realtà, di raccontare anche la teoria dell'oppure per continuare a mantenere la libertà di pensiero, che è vero che ci sono 1000 emergenze, ma l'emergenza di persone che la pensano tutte uguali, e quella è una grave emergenza che noi dobbiamo superare. Una grande firma del giornalismo italiano ci ha lasciato in queste ore, scomparso all'età di 70 anni, Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, docente e autore televisivo. Ultimamente aveva condotto con grande successo la trasmissione sulla 7 Atlantide. Tra i suoi ultimi lavori, la partecipazione a un docufilm Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi. Più volte ospite in provincia di Arezzo, lo scorso anno ad esempio era al Festival dei Cammini di San Francesco a Caprese Michelangelo, e all'Arezzo Passioni Festival invece 5 anni fa per parlare di un'inchiesta pubblica sui misteri del caso Moro, proprio 40 anni dopo appunto questo importantissimo caso della cronaca italiana. Parliamo adesso invece dei festeggiamenti garibaldini che saranno ospitati anche in provincia di Arezzo nei prossimi giorni. Il filo conduttore dell'iniziativa sarà quello di commemorare il passaggio di Garibaldi e Anita ad Arezzo, avvenuto proprio il 22 luglio 1849, città che adesso ospiterà le celebrazioni garibaldine 2023. Non è un fatto nostalgico o una rievocazione storica, è pensare alle nostre origini e pensare anche a quanti sono oggi nel mondo che non possono esprimere la loro opinione, che non hanno la libertà, che non hanno diritti, e quindi questo ci deve far pensare. E la camicia rossa di Garibaldi, ricordiamoci che è proprio un simbolo di questa lotta. La figura dell'eroe dei due mondi sarà così al centro di un'articolata serie di eventi in programma nei vari luoghi della città. Si parte venerdì 21 luglio alle 17:30 con un appuntamento all'Auditorium Aldo Ducci. Verrà proiettato un film girato con la presenza di Anita proprio, e infatti è intitolata La versione di Anita. La versione di Anita è che è un documento storico, un docufilm su questo personaggio. Il secondo appuntamento invece previsto sabato 22 luglio alle 9:30. Ci sarà la scopertura di una targa in memoria della divisione Garibaldi, che era una divisione partigiana militare Garibaldi, prese proprio il nome di Garibaldi proprio perché combatteva per la libertà. E anche qui bisognerebbe pensare che il nostro vivere di oggi nella libertà e nei diritti lo dobbiamo al sacrificio di queste persone che hanno dato qualcuno addirittura la vita, ma comunque sia almeno un pezzo della loro vita per quello che noi oggi
possiamo usufruire. Ci saranno anche discendenti di coloro che hanno combattuto della divisione dei Garibaldi e ai quali verrà dato un riconoscimento, una medaglia che è stata fatta coniare proprio per l'occasione. Così pure verrà data anche una medaglia alle istituzioni. Anche perché dobbiamo ricordare che Arezzo ha dato un contributo notevole alla divisione Garibaldi, perché al primo posto c'erano i torinesi, la Torino. Da Torino venivano molti militari, circa 700. Circa 500 venivano da Firenze, ma al terzo posto c'è Arezzo con 230 militari. Frida Bollani ha incantato il pubblico aretino e venerdì prossimo arriva Alice in Fortezza. Insomma, un'estate ancora una volta di grandi eventi. Sentiamo. Ma tanto, tanto bene sei. Dai, dai, Arezzo, il golfo! Da sola, sul palco, con la sua voce e il suo pianoforte, Frida Bollani Magoni ha così incantato con cover e pezzi originali la Fortezza Medicea di Arezzo per la rassegna Riprendiamoci la scena, organizzata da Chelsvot. Giovanissima, prodigiosa pianista, polistrumentista, cantante, figlia d'arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Sicuramente cerco di portare un po' di me, di raccontare un po' di me. Ecco, sul palco. But I won't be afraid. Per Frida Bollani Magoni, un ritorno in città dopo essere stata protagonista di Musica Nuda nel 2020. Subito dopo la fine del primo lockdown, quando Musica Nuda fecero il loro primo concerto, la loro ripartenza dopo il Covid, e chiesero a me di aprire il concerto. Questa è stata la prima volta in cui mi sono presentata, diciamo, come Frida Bollani Magoni, piano e voce, eseguendo il repertorio che poi eseguo tuttora ai miei concerti, o meglio un assaggio di quel repertorio, che poi il mese dopo ho portato nel mio primissimo concerto. E 3 anni dopo, rieccomi qua. Si svolgeranno domani 20 luglio i funerali di Giuseppe Pasquini, colonna della ginnastica nazionale. Il professore si è spento ieri all'età di 87 anni. La cerimonia funebre alle 10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Piazza Giotto ad Arezzo. La scomparsa di Pasquini ha profondamente colpito e commosso la città e la comunità aretina intera. Innumerevoli messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia, tra questi anche quello del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Rappresentanti del comando spiegano dalla caserma di Via degli Accolti e il gruppo sportivo che Pasquini aveva fondato ormai 60 anni fa si uniranno alla cittadinanza per portare l'estremo saluto al professore Giuseppe Pasquini, unendosi al dolore della famiglia. Le condoglianze arrivano direttamente dal comandante Roberto Bonfiglio. E con questa foto siamo alla pagina sportiva. Ancora una conferma per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che affronterà il campionato di Serie B interregionale. Raul Giommetti si vestirà di nuovo di amaranto e sarà a disposizione appunto di coach Evangelisti per la prossima stagione. Nel corso del campionato Giommetti ha messo a referto 243 punti in 38 partite con miglior prestazione stagionale nella gara di andata contro il Val di Sieve, dove aveva realizzato 16 punti. Anche quest'anno, ha detto Giommetti, sono contento di iniziare una nuova avventura con la maglia della mia città addosso dopo la promozione dell'anno scorso. Sarà la mia 13ª stagione fra i senior con i colori dell'Arezzo. Passiamo al calcio. L'Arezzo, come sappiamo, insomma, in piena preparazione. Allora sentiamo nei prossimi servizi le parole del capitano Settembrini e del nuovo arrivato, il difensore Di Pasquale. Abbiamo ritrovato, sono ritrovato con tutti i ragazzi dell'anno scorso, l'ossatura dell'anno scorso, quindi siamo, a parte che eravamo già in contatto durante l'estate, siamo tutti molto entusiasti di ripartire, di ricominciare. In più adesso sono arrivati anche alcuni nuovi innesti che si stanno già integrando nel gruppo e ci daranno sicuramente una mano, quindi bene, bene così. Sarà un pochino tosta per il caldo, ma
ci insomma sudereremo anche per quello che sarà il campionato, ecco. Ma non credo, dai, io ho avuto la fortuna di vivere la città in questo periodo, insomma, pre-campionato e dopo la vittoria, e devo dire che c'è, come tu, un entusiasmo incredibile. E dobbiamo cavalcare l'onda, penso sia proprio la parola giusta, che dobbiamo continuare con questo, cioè unirsi appunto con la piazza in questo, nel vero senso della parola, e fare, insomma, partire subito forti, perché da prendere non è normale, tra virgolette, avere questo entusiasmo in città, in una squadra, in una piazza così, perché davvero ho visto un calore, anche mi sento anche a volte anche un po' in difetto, no? Verso i tifosi, verso i ragazzi, i bambini, insomma. Quindi ecco, dobbiamo proprio cavalcare l'onda nel vero senso della parola. Ma io non penso, non dobbiamo fare programmi, però credo che comunque, cioè, con la squadra, con i ragazzi che siamo dell'anno scorso, dobbiamo avere, secondo me, sì, avere umiltà, ma anche avere autostima del gruppo che siamo, dei ragazzi che siamo, perché comunque anche i ragazzi, come viene da dire Gaddini, Lazzarini, che hanno fatto la Serie C, penso che possano, anzi sono sicuro che possono starci alla grande, quindi ci daranno, insomma, anche il loro entusiasmo del primo campionato, no? E quindi credo che, insomma, siamo attrezzati per fare un buon campionato sicuramente. Dai, non c'è stato neanche, diciamo, modo di avere tentennamenti, no, col direttore. Siamo visti e in due minuti abbiamo trovato l'accordo, quelli che già c'erano, però insomma, al di là di quello, era la mia intenzione, l'intenzione della società di continuare, e quindi abbiamo trovato questo accordo, che è più per appunto una, diciamo, continuità a livello proprio di fede, di quello che provo per questa maglia, per questa società, perché non c'è da tenere conto anche del lavoro che sta facendo, e lo stiamo vedendo, insomma, tutti, che non è scontato, visto, insomma, le dinamiche che sono state negli ultimi anni qua ad Arezzo. Avere una società, insomma, di questo livello, dobbiamo tenerci la stretta, insomma. Salve a tutti, diciamo, io ho iniziato nel settore giovanile del Pescara, per poi fare una prima esperienza tra i grandi a Giulianova, a casa mia. Poi mi sono trasferito a Campobasso, e è stato un anno positivo a Campobasso, dove anche abbiamo perso la finale per andare in C. Poi ho avuto la chiamata della San Benettese, dove ho trascorso 5 anni lì. Purtroppo c'è stato, diciamo, che nell'anno del Covid siamo falliti, ed è arrivata la chiamata del Foggia, dove sono stati 2 anni meravigliosi. E quando mi ha chiamato il direttore, ho capito subito l'organizzazione societaria. C'è molta ambizione, anche perché è una piazza storica, quindi c'è voglia di fare bene. Ho sentito anche il capitano Settembrini, dove mi ha confermato che è un grande gruppo e si punta a fare bene quest'anno. Ma io credo che, diciamo, avendo consolidato il gruppo dell'anno scorso, sicuramente c'è una base importante per fare bene. Poi nel campionato di Serie C, un campionato lungo, difficile, dove comunque sia l'Arezzo può dire benissimo la sua, quindi ce la metteremo tutta per raggiungere il risultato più, diciamo, positivo. No, conoscevo solamente Sciaca, che, diciamo, ho avuto questa esperienza con lui a San Benedetto 6 mesi e basta. Sì, è un grande gruppo, bravi ragazzi, mi sono trovato sin dal primo giorno molto bene. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.